Serata di Coppa al Bonolis, serata di derby a Piano d'Accio per Teramo e Pescara che si affrontano per gli ottavi di finale della competizione nazionale, sperando in un accesso ai quarti dove ci sarà il sorteggio integrale. Posizioni e umori diversi per le due compagini dopo l'ultimo turno di campionato. Pescara rinvigorito dopo un successo seppur stentato, Teramo col disperato bisogno di risollevare un morale sotto i tacchi dopo la sconfitta col Montevarchi. Spazio a due 11 formati da giocatori che hanno meno minuti in casa biancazzurra. Formazione obbligata invece per il Diavolo, alle prese con una serie di assenze che mettono Guidi in difficoltà estrema, anche considerando l'impegno di domenica sempre al Bonolis contro la Fermana. Auteri non avrà Drudi squalificato e Di Gennaro infortunato. Per il portiere i tempi di recupero sono lunghi e tra i pali andrà Sorrentino, che a Chiavari disputò qualche settimana fa un'ottima gara. In difesa con Iannes e Veroli, ballottaggio tra Ingrosso e Frascatore per comporre la linea 3. In mediana Zappella e Rasi sulle due corsie, mentre in mezzo l'intoccabile è Marco Pompetti con Diambò, che dovrebbe affiancarlo in mezzo. Davanti con Rauti, Clemenza e Bocic sono i favoriti per piazzarsi sulle fasce laterali. Giocheranno quelli più freschi, ma noi andiamo per passare il turno secco, non è che andiamo a farci una gita, è così gli impegni, ma poi è un torneo importante, giocheranno chiaramente quelli più freschi, ci mancherebbe altro. Nel Teramo potrebbe esserci spazio in porta per il giovane Agostino per dare il cambio a Tozzo, che invece tornerà con la Fermana, difesa obbligata visto che non c'è Soprano. No, Soprano ha un ispessimento della cicatrice dell'infortunio avuto la stagione scorsa, che quando ci va a caricare gli crea fastidio e non sente il muscolo libero che gli preclude di sprintare, di fare cambi di direzione o di calciare con violenza. Dunque in mezzo andranno Bellucci e Piacentini, ai lati Buà e uno tra Rillo e Ndreka a sinistra. In mezzo non c'è Rigoni, allora conferma per Lombardo con Mungo e ancora Azio Smanovic nel ruolo di interno, con Montaperto al posto di Malotti e Rosso a supportare Bernardotto ancora a caccia del primo gol in biancorosso. Sì, Bernardotto è un ragazzo troppo sensibile, che si crea troppe aspettative e sta soffrendo, ma io vorrei veramente 20 Arrigoni, 20 Piacentini, 20 Bernardotto, che sono 20 Mungo, perché nonostante le difficoltà ci vogliono essere sempre e soffrono per la squadra, soffrono per i compagni, vanno al di sopra delle problematiche. Questi sono gli elementi, gli esempi positivi che questa squadra deve seguire, sono gli esempi che i più giovani devono seguire. Gara secca con possibilità di tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità. L'ultimo incontro tra le due squadre risale al 5 settembre 2007 in Coppa Italia, nella fase a gironi. All'Adriatico Cornacchia la partita terminò in parità 1-1 con le reti di Fortunato per il Delfino e Marotta per il Teramo. Stasera però sarà un'altra storia, in attesa che tra 10 giorni sia il campionato, ma allo stadio Adriatico Cornacchia a riproporre la sfida tra i due capoluoghi di provincia abruzzesi.